abbiamo ristrutturato la governance dell'ente fiera, il proprietario dell'area, e nominato il presidente Pasquale Casillo, che è uno dei più grandi imprenditori del mondo. Questo ovviamente non significa che da domani possiamo rilassarci o pensare che il compito delle istituzioni, della regione, del comune si sia esaurito, ma dobbiamo evidentemente pensare che da domani comincia la competizione. Abbiamo costruito, diciamo, l'automobile, per fare un paragone con la Formula 1, adesso abbiamo i piloti, abbiamo le idee, abbiamo il carburante, adesso però bisogna correre e battere la concorrenza, perché le fiere sono fatte da imprese che devono battere i loro concorrenti rispettando le regole, e per farlo devono sapere prevedere il futuro. L'ente fiera si trasformerà in un grande luogo di previsione del futuro economico del paese, e quindi il Presidente del Consiglio, che ci farà l'onore quest'anno di venire qui a Bari, devo dire che il governo si è impegnato moltissimo nella fiera di Bari, e di questo ovviamente voglio ringraziare il Presidente del Consiglio e tutti i ministri che hanno dato la loro disponibilità a essere presenti, significa che davvero è ricominciato un rapporto virtuoso tra la Fiera del Levante e l'economia italiana. Quindi ogni anno, quando il Presidente del Consiglio verrà qui, non troverà solo una fiera, ma anche una riflessione economica compiuta, che sarà fatta non solo dagli enti locali, dalla politica, ma anche dall'ente fiera. Questo per noi è di grandissima importanza. Il sistema fieristico italiano ha finalmente capito che deve fare un'ossatura nord-sud determinante. Bologna Fiera è una fiera importante, l'ha capito prima degli altri, ha trovato un terreno molto fertile, siamo molto felici di essere stati noi a aver tagliato per primi il traguardo. Per il futuro significa fiere nord, fiere sud, fiere verso oriente, che magari Bologna non fa ma che speriamo di poter fare, e tanti tanti messaggi che sono inseriti all'interno di una fiera importante come la Fiera del Levante.